Ma che sole c'è, Ivo? Avete visto questo super titolo clickbait? È meglio la bici o la moto? Ma prima... sigla! Oh, è ancora un po' bagnato, devo dire. Adesso stiamo aspettando che si asciughi un po'. Però, nell'immaginario collettivo c'è il fatto che l'atleta professionista gira 7 giorni su 7, deve allenarsi, se no non è bravo, non diventa bravo. Se non gira anche intanto che dorme, non è bravo. Ed è lì che cade il pollo. Cosa non era l'altro? In realtà, ragazzi, la cosa principale per un atleta professionista è mantenere la motivazione. La motivazione è veramente tutto. E voi direte, ma infatti come fai a mantenere la motivazione in un periodo così, dove non si può uscire, poi non si può fare sport, poi le gare sono già state rimandate oltre la metà del 2021. Al di là del fatto che è una cosa molto personale, ma io ho trovato due modi per mantenere la mia motivazione sempre alta. Il primo è quello di essere molto creativo nel mio sport. Quando siete al massimo livello di uno sport, per imparare qualcosa di nuovo, ovviamente non imparate una cosa dall'oggi al domani. Per esempio, io non è che imparo trick ogni singolo giorno, perché per imparare un trick magari ci vuole un anno. Per mantenere questa motivazione alta e non fare sempre tutti i giorni gli stessi trick e sempre le stesse cose, io ho YouTube, mi sprona e mi aiuta a essere sempre più creativo. Invece il secondo modo è quello di sperimentare più sport, come avete visto nel mio canale. E proprio per questo oggi, ragazzi, parleremo di motivazione e di sport. In questo caso, infatti, ho qui una telecamerina nuova oggi da provare, la Insta360 One R. Sembra fatta apposta per essere creativi questa telecamera, perché tac, eccola lì. È una telecamera modulare. Ok, quello lì, diciamo, è il cervello della telecamera, questo. Batteria questa qua rossa. E poi abbiamo gli obiettivi. E abbiamo diversi moduli per gli obiettivi. Insta360 ne vedete 3. Appunto, adesso proveremo, ragazzi, e testiamo a pieno questa camera applicata all'uso che ne facciamo noi nello sport. Adesso giriamo un attimo, scaldiamoci. Ci abbiamo su il modulo 4K normale. Guarda che prendo la mia bici. Ah no, ah no, è vero, adesso è la tua. Ah, ragazzi, è vero, non ve l'ho ancora fatto vedere. Questa è la mia nuova bici. Guardatela un attimo, osservatela, basta. Questo è il bike check di questa volta. Sapete, io ho sempre usato la GoPro, però sono proprio curioso di provare questa telecamera. Allora, sarà veramente 2 settimane che non giro per niente. Sto più indoor facendo tutti i trick seri sul duro. Vediamo se tra triplo bar alla prima. Ragazzi, comunque, tra l'altro io ci ho già aggiunto, come ben sapete, i miei dettcattini per il vento. Così almeno si sente meno il rumore del vento, si sente meglio la voce quando andate senza dover mettere un microfono. Ma la cosa che assolutamente premia di questa telecamera, questo è il modulo 360. Faccio vedere dritto. Voi lo prendete, tac, fate andare i contatti, rimettete su la sua bella batteria dalla parte corretta, ovviamente, e la vostra telecamera è pronta. E ovviamente per il 360 io consiglio caldamente unicorno, sempre di Insta360, fighissimo. Devo dire che comunque, avendo l'asta veramente lunga, fa tanta leva sul casco. Per fortuna che il Bluegrass ha la chiusura dietro. Proviamo a fare un giretto. Primo giretto di prova. Ho tirato una manata, hai visto? Fai un nitrito da unicorno. Mamma mia, che nitriti hai sentito? Si sente che il casco vi pende in avanti, quindi per trickare, dove magari devi dare i colpi con la testa per fare rotazioni, meglio avere il casco molto più stabile, tipo l'integrale. Così gli faccio dei bei peli, devo dire, con le braccia ogni tanto. Il fatto di avere tipo quest'asta, cioè, ti cambia proprio il trick, perché hai la testa molto più pesante, perché la telecamera sporge. È molto più difficile trickare, vi assicuro, così.
voglio provare a fare casual col mount così. Nelle rotazioni sull'asse verticale si sente molto di più, cioè sulla torsione si sente molto di più, secondo me, il peso della camera effettivamente. Quindi in casual, che è un front 360, ci sono. Questo qui comunque è colpa dell'inverno, perché ero decisamente lento. Rifare. Oh. Aia. Che male. Sono te che faccio sempre. Oh, cambi una cosina così, tipo la telecamera. Un po' di più di peso sul casco, ti metti proprio in difficoltà. Ed è questo quello che intendevo. Trovare la motivazione, posso andare oltre. Allora, devo spingere bene e chiudermi. Non c'è un cazzo da fare. Acquisito! Per dimostrarvi quello che dico. No, no! Accolto, e vi dimostrerà che senza questa difficoltà in più, mi raccomando. Era la mia mano, eh! Ho tutte le dita però! Hai visto? Tutto bene ragazzi, guardate, dite queste cose sporche di testa. Beh, allora, più challenging di così e trovare la motivazione appunto per fare questo casual, direi che più di così non c'era. Ora quello che ci rimane da vedere è il secondo punto, cioè come mi motivo cambiando sport e uscendo dalla mia disciplina. Domani andremo a fare cross. Ragazzi, come sentirete dai rumori alle mie spalle e da quello che vedete dietro di me, ovviamente oggi siamo venuti a fare cross. Perché facciamo cross o perché facciamo altri sport? Un altro modo per mantenere la motivazione sempre alta è provare nuove discipline per quanto riguarda me, diciamo. Sapete benissimo che di solito d'inverno vado a sciare, perché mi piace un sacco anche sciare, quindi imparare nuovi trick, saltare, mi apre la visione in un nuovo mondo. Quest'anno non si può sciare, quindi cosa si fa? Cross, ragazzi. Sì, ciao, sono Toto, ho 12 anni, faccio la cacca e vado in moto, questa qua è una prova del... Ciao Toto, sembri un cretino. Lunedì ragazzi esce un video nuovo dove vi presento la moto, perché voi non l'avete ancora vista questa. Madonna quanto è difficile raga, sti cazzi, che differenza. Io pensavo già di essere a buon punto, invece oggi la pista mi ha riportato coi piedi per terra. Speravo di farvi vedere un bel giro lanciato, dei bei salti con la camera 360, ma oggi ragazzi saltare vi assicuro che è difficilissimo. Ma no, ma in realtà saltare non è difficile. No, esatto, il problema non è saltare, è che quando salti atterri c'hai i pettini. Basta che sei un attimo fuori dal canale, basta, ti si chiude il secco, lo start morto. La figata di questa camera è che ha un adattatore piccolissimo per attaccarci il microfono, quindi mi sono messo il microfono dentro il casco. Ha questo micro adattatorino che è piccolissimo e basta attaccare il microfono, poi ho fatto sul cavo dentro il casco e ce l'ho scocciato qui dentro. Sono proprio curioso di provare questo microfono con la camera, non l'ho mai girato col microfono e spero che senta bene. Allora ragazzi, abbiamo provato a mettere su il modulo 360, cioè sull'unicorno. Sono timoroso con queste condizioni, devo dire, più ragazzi.
Nice! Buongiorno! Buongiorno signore! Buongiorno, eh! Giornata si sta concludendo. Oggi era veramente dura, magari non rende dal video, ma oggi era veramente un canale unico. Non siamo mai andati in pista in queste condizioni, è la nostra quinta volta in pista. La cosa bella, come vi ho detto prima, di fare uno sport che non siamo abili appunto nel cross, noi, quindi non è il nostro sport principale. Siamo fuori dalla comfort zone. Siamo fuori dalla comfort zone e ti metti alla prova sostanzialmente, e a me questa cosa mi motiva. Non c'è un meglio la moto o meglio la bici. La cosa importante è motivarsi. Motivarsi e divertirsi è una cosa veramente fondamentale. Tra l'altro abbiamo rivisto un attimo le clip sul telefono dall'app, che è comodissima per vedere soprattutto le clip 360. La modalità 360 la amo, bellissimo, mi piace veramente. È un po' complesso da editare, nel senso, con l'app se dovete postare qualche clip su Instagram è comodissimo, ma se dovete fare i vlog, quindi dovete fare clip molto lunghe, le clip pesano tanto, dovete comunque sempre passare dall'app, quindi è un doppio editing sostanzialmente. Quindi per uno che fa i vlog su YouTube devi proprio volerlo, però di sicuro aumenti un sacco la qualità nel tuo video. Vantaggio rispetto a GoPro è che appunto non devi comprare due camere, ma tutto in uno, e soprattutto per la portabilità quando andate in bici è top. Tra l'altro ragazzi, in questo momento sul sito di Insta360 ci sono un sacco di sconti per Natale, quindi andate in descrizione a schiacciare il link e trovate un po' tutte le info. Ragazzi, se vi è piaciuto questo video lasciate un like, commentatemi come vi sembra la camera per le moto, soprattutto avere il microfono dentro che magari sentite meglio la mia voce, anche se è difficile parlare. Niente ragazzi, ci vediamo a un prossimo video. Spero Insta360 che mi mandi qualche batteria in più, perché ragazzi mi hanno mandato una batteria, ho fatto una fatica della madonna. No battery. Ciao raga.